psicopata, secondo me. Esatto, speciale di Halloween. Sigla. Oh, siamo qui per il video speciale di Halloween, come avrete già intuito. E quest'anno che cosa andremo a fare? Faremo una sfida. Non sarà dell'epicità di quella natalizia, perché Halloween è una festa pagana, insomma. Ma è una sfida lo stesso. E devi spiegarla tu, perché io non l'ho ancora capita. Esatto. Ad ora. Esatto. Visto che Halloween non è solo la festa delle gotiche culone, ma è anche la festa delle tipe che si travestono da qualcosa e lo rendono sexy senza motivo, tipo... Il motivo c'è. Super Mario. Qui dentro io ho messo, nella solita busta mistero delle challenge che ormai siete abituati a vedere, una serie di personaggi e mostri tipici dei film di Halloween, horror generali. Sto da fare un disclaimer. Se avete visto i video di Halloween degli anni scorsi, sapete che vuole film horror, non li guarda. Quindi non conoscerà al 99% un stack di quello che lui avrà messo in quella dannata busta. E non è fatto perché così ho una scusa per parlare di queste cose e dargli informazioni parziali che lo porteranno a scegliere l'arma sbagliata. Amico dell'apocalisse zombie. Comunque pescheremo da qui dentro quindi il mostro e poi cosa dovremo andare a fare? Dovremo andare in 30 secondi, mentre verremo seguiti come fan footage dalla videocamera, a cercare una replica da software adatta per eliminare quel mostro. Quindi stiamo ragionando come se tutto questo ben di Dio fosse roba vera. Detto ciò, partiamo. E per decidere chi parte faremo la vecchia challenge di Halloween. Sasso, carta, forbice. Sasso, carta, forbice. Porca madre. Inizi tu. Ah, perfetto. Ovviamente io non guarderò. Sembra bello corposo, benché siano tutti la stessa cosa. Ah! Mi fa morire che tu non conosca niente. Ma è scritto Slender, ma è un H, un N. Ma c'è scritto Slasher, figa di Orion. Che accidenti è uno Slasher? Caspita, grazie per averlo chiesto. Ma non lo so davvero. Lo Slasher Movie, perché Slasher è un parziale, ovvero Slasher Movie, sono tutti quei film del sottogenere horror, horror thriller in realtà, ma questo è un altro discorso che non apriremo, dove c'è un serial killer tendenzialmente che squarta, sventra e uccide ragazzini o adolescenti o gente. Per esempio, Venerdì 13 è uno slasher movie. Okay. Anche Nightmare on Elm Street, quello con Freddy Krueger con le mani, sì, è uno slasher movie. Halloween di Michael Myers è uno slasher movie. Okay, via. Così. Non aprite quella porta, è uno slasher movie. Tendenzialmente... È chiarissimo. Ok, posso citarne ancora un sacco. No. Io dovrò girare per il negozio alla ricerca dell'arma perfetta, perché insomma avete capito, della replica perfetta per uccidere o per difendermi in uno slasher movie. E dal via del cameraman avrò 30 secondi per andare di là e cercare l'arma perfetta per difendermi se mi trovassi in uno slasher movie. E avrò questo per cercarlo, perché il negozio ovviamente è completamente al buio. 3, 2, 1. Sto cacando sotto. Via! Allora, 30 secondi, 30 secondi. No, no, no. Allora, la mia idea è prendere una pistola, perché nello slasher movie tu non è che ti aspetti che ci sia un serial killer. Quindi, avendo ragionato, vado con questa, che spero sia, sì, la 45. Ma, benché perfetta per difendermi, mi serve un altro piccolo giocattolino. Quindi, da qualche parte, qui, ci dovrebbe essere... Se finisce il tempo muoio. Eccola qua, la fascia elastica. E adesso vi faccio vedere perché. Io ho scelto una Glock 45 e una fascia elastica per il porto occulto. Parlando di Halloween, occulto non è la tavola Ouija, ma è trasportare con sé un'arma senza che questa sia chiara. Una fondina cosciale si vede. Visibile, vecchio, la parola cerchi visibile. Chiara è meglio, perché scuro, chiaro. Quindi ho preso questa fascia elastica che mi permette di trasportarla con me. Perché questa cosa è importante? Perché in uno slasher movie non sappiamo quando il killer potrebbe arrivare. Io non è che posso girare per strada in giro magari con una R15 nello zaino. Ecco perché quindi mi serve poter trasportare con me una pistola, che tra l'altro è perfetta nel caso mi trovassi in caso in ambienti molto chiusi o ci fosse un agguato, riesco a estrarre e ingaggiare direttamente il Michael Myers, il Ghostface, il... la situazione. Questo la taglio, ovviamente. Ho preso la 45, tra l'altro, non tanto perché chissà che cosa fa, anche se il 9x19 è perfetto per fermare la maggior parte degli aggressori, soprattutto se vuotato un intero caricatore, ma perché è molto compatta, mi permette di girare e muovermi in maniera facile e non ha la sicura, quindi sono sicuro che... Sicura? E che quando la estraggo poi dopo riesco ad andare a ingaggiare senza palle. Incamero il primo colpo e sparo o ce lo tengo già dentro.
stanno arrivando. Allora, è il tuo turno, Don Giovanni. Non temere, non aver paura del sacchetto. Non mordono questi? No. Ma vecchio, però non li riconosco, secondo Dai, me. Dai, almeno. Secondo me non li riconosco. Cosa hai trovato? Ho trovato la Margherita Assassina. Il Demo Gorgone. Il Demo Minchione. Che immagino sia quello di Stranger Things. Sì. Non vedi com'è, cioè, realistico il disegno? Un quadrifoglio incazzato. Però l'ho visto Stranger, quindi ho presente che... Hai visto anche l'ultima stagione? Sì. Beh, quindi dai, un pochino. Sì. Va bene, io dico partiamo e vediamo che cosa ci sono. Sono i comunisti nell'ultima stagione. Ok, sei pronto? Sei carico? 3, 2, 1, via! Allora, aspetta. Sono sensibili al fuoco, Sì. Una ce l'abbiamo. Wow. Sì. Partiamo da questo che ce l'ho in mano e pesa 8 tonnellate, ma era necessario perché è un M870, abbiamo messo la torcia, quindi nel buio dei tunnel si vede, e in più ha già di suo un tot di portacartucce. Lo userei così? No, assolutamente col soffio del drago, il Dragon Breath, perché... Fuoco uguale creature paura. C'è qualcosa che può prescrivere, dottore? Fuoco? E a volontà! Mm-hmm. E poi, sempre sull'onda del fuoco, M67. Ho preso la Practix, l'unica che effettivamente non frammenta. Comunque, il fuoco c'è. Quindi, sì, secondo me, è quella giusta. Diciamo che sei passato. Ti sei salvato dal demo minchione. Se lo becco due volte, però tocca far quello, eh. Sì. Sì, anche perché l'hai lasciato aperto, quindi figurati. Ok. Ok, questi non so se li conosci, no, si chiamano vampiri. Ho presente. E, praticamente succhiano... il sangue. Primo più famoso vampiro che ti viene in mente? Il Conte Dracula. Il Conte Dracula. Primo film fatto Nosferatu, incredibile, quello dove c'è lui che si alza, che è tutto merdonto. E poi dopo, insomma, 250.000 prodotti generali, e noi sappiamo che i vampiri hanno paura di qualcuno tre cose. Qualcuno ha visto Hotel Transilvania? Sì. Il moroso della figlia? Perché mi stai dicendo che assomiglia a Johnny. E questo è il momento di usare il doppio cintura. Questo cintoro. È le palline. Figlia! Allora, a me serve qualcosa di sensato. Come lo ammazzi un vampiro? Luce. Luce e flashbang. Prendo due flashbang e l'accetta, perché io li accetto per quello che sono, perché al vampiro devi tagliare la testa. E poi è venuto fuori che il calibro 12 risolve la maggior parte dei problemi dell'uomo. Secondo me hai video del Black Friday, vedi gente che afferra molta meno roba. Che cosa hai scelto? Allora, la... Orco Camboia! La prima cosa che mi è venuta in mente è che i vampiri hanno paura della luce e quindi una flashbang. Cioè, saranno fotosensibili. Il passo dopo è stato, ok, ma se io gli sparo con un'arma normale non muoiono, perché ci vorrebbero proiettili con una croce o d'argento, non me la ricordo quella storia lì. Quindi ho detto, sai cos'è che succede se gli tagli la testa? Muoiono, come la maggior parte delle cose, e quindi una cetta per segargli a metà il collo. E poi mi sono detto, ma tu ci andresti vicino a un vampiro? Cioè, tu a questo qui ci andresti vicino? Sì. Ecco, lì cambia la situazione. Però è un honey pot. Quindi mi sono detto, l'accetta è l'ultima risorsa. Poi, mentre ero lì che stavo contemplando che cosa utilizzare, ho visto che nel reparto usato c'era un KSG-12 con torcia per illuminare anche tua zia, super cartucciera laterale con tutti i colpi che possono servire. E mi sono detto, sai che il soffio del drago, se uccidono il Demogorgone, ammazzano anche un vampiro probabilmente? E quindi ho optato per We Go Big Tonight. Siamo sopravvissuti, direi, fino adesso. Per tu il sei momento. Sopravvissuto. Ho imparato anche un sacco di mostri nuovi. È vero, è incredibile. Impara i mostri con Red. Impara divertendoti. Quindi okay. Pesca e non prugna. Porco cazzo. Ma tra, c'è solo una delle serie sci-fi. Come si chiama il mostro di Alien? Perché Alien è il nome del film. Il mostro si chiama... Oh, l'avete detto sei volte. L'abbiamo detto sei volte. Xilofono. No, ci assomiglia, ma non è quello. Xenomorfo, che vuol dire? Non lo so, però vuol dire quello lì. Allora, il mostro di Alien, famosissimo, tra l'altro il design fatto da H.R. Giger, che è quello che faceva tutti i corpi mischiati alle robe meccaniche, tubi che ti escono dal naso. Andiamo a vedere che cosa sceglierai per uccidere una creatura di cui non sai... Cioè, non sai niente? Ho detto qualcosa. È nello spazio, vero? Tre, via!
xenomorfo, allora mi serve... No, la buffetteria no, fa lo stesso. Sì. Puntiamo sulla potenza di fuoco, Velocità in volata, lui. E poi mi serve una roba... È tosto, è lo xenomorfo. Scatta, no? Sì, si muove. Gli scarafaggi. Ok, ce l'abbiamo. Cosa? No, ma cosa stai... Ce l'abbiamo. Sì. Quindi, come hai deciso di affrontare il parassita alieno numero uno? Io ho scelto lui come primaria, che è il Bolt BR-47, perché il 7.62, ma la canna lunga... Perché? Calibro grosso, canna lunga, aumenta la velocità. Ma soprattutto non voglio rinunciare, chi mi conosce lo sa, alle comodità della R15. Quindi sgancio caricatore stile M4, calcio regolabile, l'asta d'armamento in un posto nato dotato, quindi sì. Ma è lungo e l'astronave ha degli spazi stretti, dove mi incula sicuramente, ma nel tentativo per tenere lontani i xenomorfi e gente molesta. Oppure i facehugger. Sono la stessa cosa. Prima di diventare xenomorfo hai questo coso così che ti si appiccica sì, in faccia. Sì, hai la libertà. Ho preso lei, equipaggiata con lui. Questa è una P01 Compact, piccolissima, cioè vi sta infilata in qualsiasi fessura corporale, che, perché lei, compensatore e raffica. Questa nel soft air è da 350, nella realtà non lo so, penso tenga un centinaio di colpi. 100, sì, penso di sì. Penso 90 o 100. Super compatta, super alimentata, è la turbopistola. Ultimo foglietto. Ultimi due foglietti. Io guardo te negli occhi perché mi porterai fortuna. Ma chi ce l'ha messa dentro sta stronzata? Ma siete dei cretini. Quindi, in poche parole, su, rimetti quell'affare. Dove stava? Da retta a me. È un musical. Per vedere come abbiamo intenzione di affrontare Mike Wazowski, che per chi non lo sapesse è quello di Monster & Co, fatevi una infanzia. Loser. Cioè, questo speciale di Halloween è speciale, ma perché chi lo fa è speciale, abbiamo tutti da 104. Vedrete questo su Instagram e torneremo qui con la cosa ognuno più adatta. Ognuno per un oggetto. Esatto. È l'ultimo. Esatto. Oppala. Lascia che io sia. Loser. Loser, ok, assolutamente loser, ma zero amici. Zombies. Vabbè, ma tra me e te abbiamo una cultura zombies. È vero, zombies li conosco anch'io. Cioè, allora, come tu sai, da grande amante del genere, intanto lo zombie nasce da George Romero, che ha fatto La Notte dei Morti Viventi. Lo zombie muore e poi rinasce. Ma tu sai che lo zombie è di dominio pubblico perché quando George Romero ha fatto uscire il film non hanno registrato il nome zombie e quindi è diventato di dominio pubblico? Ci sono stati 200.000, quindi... modi di far vedere lo zombie. Io direi che lo zombie per eccellenza è quello di World War Z. Zombies cannot run. I say this definitively. Ok, quindi quello che corre, che è un quello infettato che corre, da un ti virus. Infetta quasi subito. Esatto. E si lancia addosso non esatto, curante cioè di un cazzo. Un'onda di zombie che esatto, ti arriva addosso. Quindi esatto. Stiamo parlando di zombie che corrono, quindi non quelli lenti che si possono ammassare. Esatto, e che sono in una gran quantità. Quello che dobbiamo capire adesso è come li uccidiamo. Cioè, quelli di World War Z che abbiamo selezionato come i nostri zombie, non dobbiamo per forza colpirli in testa. Possiamo... Sì, puoi sparargliene tanti anche o colpire il cuore, la colonna o spaccare gli legami, insomma, l'importante è disattivarli per noi. Ok, sì. Esatto. Sì, e abbiamo un problema, cioè sono una marea. Sì. Letteralmente. Come vuoi dire. Ok, quindi è una bella challenge, ci dobbiamo preparare per sì. Bene. Top, let's sai. Go, ski, let's go. Sono diventato lo stativo per la luce e adesso dovremo andare in due a cercare quello che ci permetterà di sopravvivere a World War Z. Sei pronto? Sì. Esattamente. 3, 2, 1. Ma un minuto abbiamo perché siamo in due. Io ho avuto un'idea. No, qui ci vado da solo. Io non... Si vai, vedi? Il tempo il tempo scorre e vieni con me. Allora, pompa e fucili troppo lenti no, non vanno bene. Noi, sai cosa ti dico? Mi è venuta un'idea anche a me. Tu resta lì che noi giriamo. Sai cosa ci potrebbe venire comodo? Io lo so già cosa voglio. Cazzo, lo volevo io. Nel senso. Io ci sono. Direi anch'io. MP5, SD5. Questo è quello che mi farà uccidere. Questo è un Bolt, silenziato, incazzato.
ottimo potere d'arresto. Facile reperibilità dei colpi, tra l'altro. Che sono un elemento 9 per 19, sono. Appunto. Allora. Quindi, e tu hai scelto quelle e basta. Ah no, vuoi tenerlo come sorpresone. Ok, ok. Allora io parto dall'ultima cosa che ho preso e poi l'altra perché ce l'ho sulla spalla. Ma io ho preso ovviamente la Maxim 9 perché oltre ad essere una pistola fantastica e tra l'altro dovrebbe essere 9x19, quindi facile reperibilità delle munizioni perché dovremmo sparare tanto e non è detto che, insomma, scegli un blackout, non è detto che li trovi in giro facilmente, no? Mentre questa è facile reperibilità e soprattutto la Maxim 9 ha questo giga silenziatore incorporato, pensata quindi per essere... Allora subito ero convinto fosse una bella idea, poi dopo ci ho ragionato e abbiamo deciso che erano gli zombie di World War Z, giusto? Sì, ma a monte. Quindi questa non mi serve un cazzo, e temo di... Quindi sono morto. Tra i due io forse avrei scelto, che tra l'altro è il tuo, cioè nel senso, era già kittato, già con tutto il sistema di puntamento, già silenziato, subsonico tra l'altro, quindi perfetto per quello che dobbiamo fare, non rischio di colpire i compagni, e quindi io ho scelto questo, che era già kittato e non c'erano problemi. Scusami, sono vendicativo. Ci siamo arrivati in fondo, vi. Tra l'altro entrambi, perché siamo sopravvissuti a tutte le bestie immonde. Sapete dov'è che potete trovare altro contenuto anche più serio di questo? In me contro te? Esattamente, sui nostri incredibili social. E ovviamente se vi interessa video dal contenuto tattico potete passare anche dal mio canale privato, che non so se lo sai, ma tratta contenuti tattici. Non lo sapevo. Davvero strano, è che si parli di roba tattica, non lo fa nessuno. E ovviamente veniteci a seguire, come già detto, sui social, perché pubblicheremo un sacco di contenuto, tra cui la prova extra dove la capiamo prova Mike Basoschi. Ringraziamo di aver visto il video e iscrivetevi al canale, lasciate un like. Qui da Red è tutto, qui da War è tutto e come al solito stay angry e stay Halloween. E stay Halloween. Chiudi. La tagliamo, dai, questa la tagliamo. Vabbè. La tagliamo, vero, in montaggio. Chiudi. Ma prima il demo succhione, il demo succhione, il demo gorgogliatore di testicoli, va ci bene. Ci riproviamo. Quindi... È stato un video un po' cazzvecchio, sei davvero... Spero che il demo gorgone ti succhi le palle stanotte. Tu continui a tenerti i mi sta faccia che non si vede un... War, come... Dillo senza avere la bocca. Devo rifarla perché ero tipo... Allora, è tutto il video che stanno spaccando il cazzo con doppio chill top e non sapevo cos'era. Adesso, visto che non mi va neanche di andare a cercarmi la clip, lo vediamo direttamente così, come nel 1200. Ehi, ha chiamato Nathan, ha detto se andiamo a farci qualche frullato con le quattro girls conosciute ieri al party. Vale. Ok, doppio chill top, direi doppio chill top. Attenzione, perché se una cosa invece non ci sta affatto e fa schifo e da sfigati, che ne diresti? In biblioteca magari ci avvantaggiamo i compiti per giovedì? No, che schifo.